Bel passo in festa per Santa Lucia, patrona della città, il fercolo della Vergine Martire, da questa mattina in processione farà rientro nella sua dimora non prima di mezzanotte. Un momento particolarmente importante per la comunità belpassese che si è stretta intorno alla sua santa patrona. L'uscita dello scrigno argenteo e delle sacre reliquie alle 10:30 in un clima di gioia. Tra i momenti però più emotivamente intensi della giornata, la tradizionale corsa da Timbacca a Tedda nel primo pomeriggio. A bel passo entrano nel vivo le festività in onore di Santa Lucia, oggi il giorno clou in onore della Santa Patrona, il momento in cui la città abbraccia la Vergine Lucia. Oggi è la giornata dedicata interamente a Santa Lucia per i belpassesi. Oggi infatti vediamo coinvolti tutti i belpassesi che si trovano nelle strade per salutare e venerare la Santa Patrona. Ecco, tanti momenti particolari, tra questi ovviamente la corsa qui in via Terza Retta Levante. La nostra diciamo mitica Timbacca a Tedda è la salita della Timbacca a Tedda, è una salita diciamo con una pendenza un po' più alta e quindi da sempre si è sempre fatta questa corsa e infatti allontanano i bambini perché sono 100 metri veramente di corsa. Ecco, altri momenti da segnalare nella giornata di oggi? Ma i momenti da segnalare, ora c'è stato il momento in cui l'angioletto scende per fare l'offerta a Santa Lucia all'ottava traversa, è il momento in cui diciamo, i quartieristi di Sant'Antonio lasciano ai quartieristi della matrice il simulacro e il fercolo, diciamo la gestione del simulacro e del fercolo. Altri momenti interessanti sono quelli dell'apertura dei carri davanti ai quartieri, davanti alle chiese di San Rocco e la chiesa di Borrello. Ecco, ricordiamo che Santa Lucia è in processione dalle 10 di questa mattina e prima di mezzanotte non farà rientro. Sì, Santa Lucia è fuori da stamattina alle 10 perché rientra tardi perché appunto fa il giro completo e raggiunge anche il quartiere di Borrello, che è il quartiere più lontano diciamo dalla chiesa madre. E quindi sono oltre 6 km di processione dalle 10 appunto alla mezzanotte. Oggi contiamo di arrivare un po' prima perché hanno anticipato un po' i tempi, vediamo se ci riusciamo. Allora, viva Santa Lucia! Sempre viva Santa Lucia! Con il clou, la festività di Santa Lucia a bel passo è un momento sempre importante per la città. Sì, noi siamo qui, abbiamo appena concluso la corsa, la caratteristica corsa della Timbacca a Tedda. Stiamo procedendo, siamo in orario. E tutto sta procedendo bene per adesso. Ecco, domani l'ultimo giorno dedicato a Santa Lucia con la processione pomeridiana. Sì, domani sarà l'ultimo giorno, ci sarà l'ultima processione e poi salutiamo la nostra santa come ogni anno e la rivedremo ad agosto con i patrocini. Allora, viva Santa Lucia! Viva Santa Lucia! Molti fedeli di Santa Lucia che oggi si sono recati a bel passo, provenienti anche da comuni limitrofi. Domani, ultimo giorno di festa, in onore della Santa Patrona Belpassese, con il pontificale alle 10:30 del mattino, celebrato da Monsignor Salvatore Cristina. Nel pomeriggio, invece, ultima processione della Santa per le vie della città.